ho visto con la bastone, con la bottle di mano di loro, con la rotti bottle, no? E sono anche se una persona ha visto qui è scappato sì. Da questa parte, sì. No, ieri sono male troppo, capito? Perché non sono come prima, sono ieri più casino grosso. Più sì. Normalmente dicono alcol, pario, mia testa non dice che solo c'è alcol, dietro c'è altre cose, penso. Il giorno dopo la più violenta rissa che Arezzo abbia conosciuto, via Piave deserta, oltre 50 extracomunitari che si sono affrontati con bottiglie e bastoni nella tarda serata di domenica, una maxi rissa che ha portato poi all'arresto di 5 nigeriani, di cui 2 sono rimasti feriti. Un Arezzo che si è risvegliata frastornata e i cittadini chiedono delle risposte immediate. Si tratta ormai in maniera evidente di un problema di ordine pubblico. Quando si parla poi di riqualificazione è un qualcosa che può avvenire successivamente. Questa problematica d'ordine pubblico non è assolutamente una questione razziale o è un ordine pubblico, quindi come tale va risolta, per cui io mi auguro che finalmente chi di dovere prenda i giusti provvedimenti, quindi vengano poi attivate tutte quelle iniziative come i decreti di espulsione, quelle che sono appunto in grado di poter risolvere la cosa. Troppo la problematica, per quello che possiamo vedere noi dello spaccio di droga, è evidente. Noi qui siamo, tra virgolette, spesso costretti a dar via le siringhe da insulina gratuitamente. C'è stato un aumento di vendita di mannitolo, che è una sostanza con la quale si taglia appunto la droga, è abbastanza noto ormai, quindi questo la dice lunga su come sia la situazione. Bene non si sta, perché questi fanno un sacco di casino. Io sinceramente sto cercando una casa da un'altra parte.